E allora ci siamo, siamo a tutto schermo. Aspetta Federica, perché prima di farti parlare noi vogliamo rientrare anche in radio, così siamo su Rai Play, su Rai 2 e anche su Rai Radio 2. E ci siamo, eccola, su Rai Radio 2 anche Federica Pellegrini. Ciao. Certo, scusaci per questi secondi. Buongiorno a tutti. Ma che bello, abbiamo appena visto, insomma, la tua ultima gara. Era, dai, è passato poco tempo, però è un momento molto emozionante. Beh, sì, sono passati pochi mesi, però effettivamente sembrano tantissimi e... Mamma mia, che fatica, quell'ultima gara è stata veramente una faticaccia. Poi, no, a parte gli scherzi, no, poi insomma un bellissimo percorso, chiudere in casa così è stato molto emozionante, per fortuna in un periodo dove per noi atleti comunque il pubblico effettivamente non c'era, quella è stata una delle poche gare dove sono riuscita a portare la mia famiglia, quindi per me è stato molto importante. Bello, Federica, sei raggiante. È vero, cioè, è vero, sei meravigliosa, ancora più di prima se possibile, cioè veramente. Ma sei qua vicino, vero? Noi siamo nella sala beach di Via Asiago, tu dovresti essere qua vicino. Siamo vicinissimi. Io sono a Roma, sì, io sono a Ponte Emilio in questo preciso momento. Allora, vienici a provare. Qui, a 200 metri, quindi... Esatto, sei la madrina ufficiale appunto degli europei di nuoto che si stanno tenendo a Roma. Come sta andando? Beh, sono iniziati ieri e abbiamo già cominciato col botto. Dai, è vero, un applauso. Quindi oggi pomeriggio sarà veramente un pomeriggio molto molto intenso. Diciamo che sulla carta ci possiamo aspettare dai 2 ai 3 ori per i ragazzi nelle gare individuali, quindi sarà un pomeriggio veramente di fuoco. Intenso. Ti manca la vasca? Ho paura adesso, perché siccome sei in albergo i gemelli diranno c'è solo la doccia. No, non ci abbiamo pensato. In realtà ho anche la vasca. Non le manca la vasca in albergo. No, no ragazzi, non mi manca né in albergo né quella fuori. No, ma più che altro perché comunque l'ho fatto per tantissimi anni. Devo dire che soprattutto gli ultimi 2 non sono stati anni facili, io già comunque mi approcciavo alla 5ª Olimpiade che avevo già 32 anni, che per il nuoto è tantissimo, quindi veramente gli ultimi 2 anni dopo il Covid sono stati veramente proprio come raschiare il fondo di un barile già abbastanza vuoto, no. Quindi ho dato in pace con me stessa. E beh, direi di sì, sei un orgoglio nazionale, non solo, come vedi io ho diviso il tavolo con le eccellenze italiane, ci sei tu e c'è la foto di Eros Ramazzotti, poi di là ci sono i gemelli di Guidonia. Assolutamente. E vedi che facciamo parte delle non eccellenze. Esatto. Tu per caso però Emma ti trovi ma invece nuotatori. Beh, fai pieno qua. Qua è veramente pieno. Tra l'altro abbiamo un tavolo proprio che ricorda materassino. Abbiamo un materassino, ecco, per farti capire il livello del nostro nuoto. Ecco Federica, lo vedi in questo momento? Io mi vergognerei anche solo a entrare in piscina davanti a Federica Pellegrini. Ti vergogneresti? Vabbè. Beh, no, io non, cioè, so nuotare ovviamente, però non è che conosco tanti stili. Voi gemelli? Quelli classici. Sì, il classico. Però quelli sono stile libero. L'interrogazione ce la sta facendo lei a noi. Sì, ma fatti male però. Cioè, nel senso, non è che li conosciamo. Con rana, va dorso, bene, stile libero. Vi faccio vedere. Delfino. Aspetta. Ecco, poi tavolo io. Delfino. Ce ne sono altri sicuramente. Io so fare solo questo. Ce n'è un altro, aspetta. Questo è rana. Poi aspetta, Federica sta indicando qualcos'altro. Ci fa dei gesti. Ne manca un altro? Quindi? Quale manca? Ne manca uno? Farfalla. No? No? Come no? Erano finiti. Ci ha fatto un tranello.
ci ha fatto lo scherzo. In realtà, delfino e farfalla sono la stessa cosa. Ah, vabbè, vabbè. Ah, è vero. Sapete, ah, la mia ignoranza lo scopro oggi, in questo solo momento. Che farfalla si usava, da diciamo, picco, fino a qualche anno fa, perché si poteva fare con le gambe a rana. E invece adesso hanno levato questa cosa ed è solo delfino. Ma chi, quindi, lo decide? Chi lo decide che lo stile cambia? Gli animalisti. Beh, diciamo... Cioè, come mai dopo, cioè, tanti anni... Loro e anche una commissione tecnica che studia le regole della tecnica del nuoto. Per mettervi più difficoltà, insomma. Bene, come ti svegliavi la mattina, no, prima perché, di... No, perché... Sì. No, dicevi? Perché gli stili siano un po' più lineari, un po' più, diciamo, certo, regolamentari, ecco, perché altrimenti uno entrerebbe in acqua e farebbe un po' quello che riesce a farlo andare più veloce, però bisogna mantenere le regole di stile di ogni, certo, stile, appunto. Senti, ma come ti svegliavi la mattina prima di una gara? Cioè, qual era l'iter per essere focus sulla gara? Beh, allora, diciamo che io ho sempre vissuto le gare con molto, molto pathos, che fossero le Olimpiadi o la gara regionale, quindi per me proprio era una concentrazione massima ogni volta che dovevo buttarmi in acqua, e per smorzare un po' quel tipo di pressione, tensione, così, cercavo di fare le cose molto schematicamente, non lo so, preparare la borsa per andare in piscina con sempre le stesse cose, le, ecco, borracce, quindi pensando effettivamente a cosa stavo esattamente facendo in quel momento, non a quello che sarebbe stato il pomeriggio, la finale, certo, quant'altro. Certo. Poi è logico che quando ti metti il costumone per andare in gara a 20 minuti dalla gara, lì le cose cambiano, perché effettivamente devi fare quello, quindi... Sei scaramantica, visto che preparavi tutto il borsone in un modo, insomma, facevi dei gesti sempre uguali, sei un po' scaramantica? No, scaramantica neanche tantissimo, è logico che quando si entra poi in campo gara è logico che ci sono delle ritualità più che delle scaramanzie, quindi scaramantica non tantissimo, non eccessivamente, molto rituale sì. Ok, allora adesso ti facciamo un po' di domande per conoscerti meglio. Per giocare, Per giocare, ovviamente. Sì. Intanto è vero che hai un po' paura di nuotare in mare aperto? Allora, questa cosa fa sempre molto ridere. Sì, è vero. Allora, sì, ma è un problema comune ai nuotatori, nel senso che noi passiamo la vita comunque guardando la nostra vasca limpidissima, con un massimo 3 metri di fondo sotto, quindi insomma, se ci buttano in mezzo al mare dove non vediamo effettivamente il fondo, molti di noi vanno abbastanza in agitazione. Beh, no. E questo, devo dire, io sono una di quelle. Non solo voi, io se vado in mare aperto, perché, cioè, chiudo gli occhi, immagino squali. È terribile. Esatto. È terribile, non, sì, non solo voi, però certo... Beh, io sento proprio la musichina arrivare. Dai, facciamo una passeggiata sul lungomare. Ecco, ce l'abbiamo anche. Così, questa, lo vedi? La nostra Happy Band è sempre prontissima. Cioè, lei sente proprio Aidan che suona. Sì, no, lei ha un pianista personale, cioè, che suona per lei. In mezzo al mare sento questa cosa. Senti qui, questa. Senti, la vivo serenissima. Certo. Serenissima. Da 1 a 10, eccolo, quanto sei soddisfatta della tua carriera? 10. Beh, quanto? Beh, noi 12. Quanto sei leale? 8. Quanto sei testarda? 12. Quanto sei dispettosa da 1 a Gemelli di Guidonia? No. Un Gemello di Guidonia. Uno. Un Gemello, dai, a scelta. Quanto sei intonata? Pochissimo, ragazzi. No, non mi fate cantare. No, assolutamente. No, altrimenti arriva lo squalo. Io sono proprio una campana. A chi lo sono dici? Guarda, noi... anche parlando che sono addirittura campana. Addirittura è stonata quando parla, addirittura. No, io no, sono duetto Emma e Federica. Sì. Allora, un duetto, diciamo, Emma... una gran voce neanche quando parlo. Se ci ribecchiamo un giorno in radio, cantiamo Vamos a Bailar, io e te insieme. Sì. Va bene. Quanto va bene. Ti piace essere un personaggio pubblico da 1 a 10? 8. Quanto hai paura di sposarti?
Aia. Due. Vabbè. Va bene. Noi oggi parlavamo dei dialetti. Per adesso sono abbastanza convinta, ragazzi. Ha detto due. Ha detto due. Quanto manca? Mancano all'incirca 3 settimane. Dai. Allora, manca poco. Oggi parliamo dei dialetti d'Italia, no? Sì. Soprattutto. E tu hai fatto delle storie in cui facevi l'esame di dialetto veneto a Matteo Giunta, che è di Pesaro. Sì. Lui è di Pesaro. Ma tu parli un po' il veneto? No, io sono andata via di casa giovanissima, lo capisco tutto, ogni tanto mi esce qualche frase, però non lo parlo correntemente. No? Vabbè, non ce l'hai un detto, un proverbio, una cosa che ci puoi dire? Allora diciamo che in quelle storie stavo cercando di dirgli, perché ho compiuto gli anni in quei giorni e da noi... Si dice l'età e si dice tipo, in quel caso dicevo 34 anni persi per il Caigo, cioè si dice 34 anni per niente, capito? Cioè persi nella nebbia, come per dire per niente, okay. Però effettivamente è una frase troppo difficile. A parte che non ti si addice, posso dire. Sì, no, è vero. Hai fatto talmente tante cose che ci fai sentire veramente, anzi, un po' in difetto. Ma come ti vedi tra 10 anni, Federica? Oh mamma mia, che domanda difficile. Che domanda. Non lo so, è difficile. Un po' di progettini ci sono, sia personali che non, però poi la vita cambia veramente tutta in un secondo, quindi io non vorrei portarmi sfiga da sola. Va bene, non diciamo niente. Sai che facciamo? Ci facciamo un selfie. Guarda, con te, ecco, selfie con te. Dai, ecco, per la prima volta inauguriamo questa cosa. Vai. Allora, noi da qui, aspetta. Vediamo... Ecco. Sai, basta che ci siamo, schiacci, ci siamo, vai. Che momento, ragazzi. Selfie top. Bellissimo, oh, bellissimo Federica, guarda. Grazie mille, ti ringrazio personalmente perché sei la nostra... Grazie, ragazzi. L'unica ospite non cantante, quindi i gemelli non hanno dovuto rovinare una tua canzone. È vero. Grazie mille, Federica. E io non ho dovuto cantare, quindi è grazie. Vero. No. Grazie, Federica. Per tutto. In bocca al lupo. In questa veste di madrina, state spaccando tutto. Un baciottolo. Ciao. Ciao, Federica. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao.